Aspettami un attimo. Complimenti! A che piano, signorina? Al terzo. Al terzo? Casualmente pure io devo andare al terzo. Minchia! Oddio. Oh, perbacco! Non mi dire che si è bloccato l'ascensore! Come sono dispiaciuto! Fai qualcosa, non stare lì a guardarmi, ho paura, c'ho l'ansia! Sì, ora vi come da faccio passare io l'ansia! Tranquilla, ma io volevo! Ora chiamati, c'è il numero, quindi... Buonasera, mi descrive la natura del suo problema. Sì, Nat, stai bloccato tutto all'ascensore. Ah, per il cuore stabile. Stabile? A posto, okay. Perché? Cioè, dov'è l'ascensore? L'ascensore a Pellaro. Ah, ho capito perfettamente, va bene. Hai qualche altro problema? No, problemi direi proprio di no. Io non ne ho di sicuro, compare. Perfetto, allora le mando il tecnico più vicino. No, è più vicino, facete con calma, pure chi è più lontano, non vi preoccupate, non ci sono problemi. Ma comunque, interverremo tempestivamente, non si preoccupa. Ah, tu tempestivamente, vabbò, ciao, facci tu calma, ciao. Certo. Minchia, danno pressa. Tranquilla, stanno arrivando. Va bene. E adesso cosa facciamo nell'attesa, gioia mia? Ma che vuoi fare? Sto morendo di paura, c'ho l'ansia, voglio uscire! Di paura, l'ansia? Ma tranquilla, ci sono io che ti proteggo, vieni qui, abbracciami! Oh, ma sei dolcissimo, un amore! Oddio, sono arrivati! Puttana, rovaro subito! Lascio pomeriggio che stai bloccato con una vecchia, ma mi ci devo aspettare 4 ore e mezza! Chi sti invece vengono subito! Non c'è problema. Top service quality. La dell'ascensore. Bello, si dieta un toppolone. Ma come? Ma questo mi faccio con calma. Ma come con calma? Vabbè, la dell'ascensore è a Pellaro, in via nazionale traversa F numero 35D. Tempestivi. Oh, ma posso dire una cosa? Se vi volete un po' stare, mi chiamate. E ben uno subito. Ma non è che l'ascensore non si bosca.